Balance 526 nasce da un'idea del broker Philippe Berman, un esperto del settore che ha affidato il progetto ad Anton Dutoit. La costruzione avviene in Sudafrica presso Nexus Yacht a cura di Jonathan Parman. È una barca che nasce per correre, per essere veloce. Le sue strutture in composito infatti le consentono di essere per i 16 metri di lunghezza pesante solo 11 o 12 tonnellate, dipende ovviamente dagli optional che si vogliono portare a bordo. Per esempio questo esemplare non ha il generatore. Le scelte dell'armatore sono state tutte a favore della leggerezza. Chi vuole fare bolina può scegliere la versione con le daggerboard, le due derive che scendono fino a un'immersione di circa 2,20 m e assicurano la possibilità di risalire il vento. Chi invece non vuole questo pensiero e questa regolazione può scegliere le derive fisse che arrivano a circa 1,40 m di immersione. Un catamarano leggero con gli scafi sottili impone qualche compromesso a chi disegna gli interni. Il designer ha scelto di incastrare i letti matrimoniali sulla traversa che unisce i due scafi, una soluzione che dà grande spazio comunque al letto, forse solo un po' difficile da raggiungere con qualche gradino. In questo caso abbiamo questa cabina per gli ospiti, un'altra matrimoniale a poppa in questo scafo e l'altro scafo tutto dedicato all'armatore. Questo è lo scafo dedicato all'armatore, è tutto suo, c'è tanto spazio, un bel letto come quello che abbiamo visto nell'altra cabina di prua, ma soprattutto un lungo corridoio, un bagno enorme e tanto spazio per stivare quello che serve. Il cuore elettrico di Balance 526. 7 pannelli con 7 regolatori diversi che sono in grado di erogare oltre 2 kW all'ora. Significa che tutti i fabbisogni di questa barca possono essere coperti dall'energia solare durante la navigazione. Perché i regolatori sono 7? Perché se un pannello viene ombreggiato perché ci passa una persona o c'è un asciugamano, tutti gli altri continuano a erogare senza problemi. Per noi mediterranei una zona doccia così grande può sembrare superflua, ma non tutti i mari sono trasparenti e cristallini. E allora guardate, quasi un salotto per stare in compagnia e godersi comunque l'acqua. La cucina è abbastanza tradizionale, 3 fornelli a gas facili da usare in navigazione che poi non consumano energia elettrica, che qui a bordo è molto preziosa. Molto interessante il sistema di porte e pannelli che apre la cucina e la dinette verso il pozzetto. Può essere tutto chiuso e condizionato oppure tutto aperto quando il clima lo consente. Calibrato per 6-8 persone il tavolo, che può essere aperto e può scendere con dei cuscini, diventa un letto. I motori sono due Yanmar da 57 cavalli equipaggiati con doppio alternatore che serve in caso di mancanza di sole ad alimentare le batterie per 800 amperora complessivi. Di solito questo lavoro lo fanno i pannelli solari. A motore si può navigare a una velocità di 8 nodi in crociera con un regime di circa 2200 giri, a manetta si arriva a 11 nodi. In realtà questa è una barca fatta per navigare a vela e i motori sono davvero ausiliari, si usano quando proprio non se ne può fare a meno. Un catamarano veloce, ve lo abbiamo
detto quali sono le sue prestazioni. Beh, in traversata ha fatto fino a 250 miglia al giorno, che sono tante, con punte di velocità oltre i 20 nodi. Non è roba per tutti, però diciamo che in una traversata atlantica, anche familiare, una media continuativa di 10, 11, 12, 15 nodi è possibile sostenerla. Come si naviga? Le derive si usano un pochino anche in poppa per avere un po' di direzionalità. In realtà l'immersione completa si usa solo quando bisogna stringere il vento. Si chiama Versa Helm, il sistema di timoneria che il cantiere ha studiato per consentire al timoniere di utilizzare due posizioni, questa con ampia visione che immaginiamo si usi a vela e una più protetta sotto il bimini. Balance 526, una macchina per navigare a vela. Ci hanno raccontato prestazioni che noi qui nella baia di Miami non possiamo raggiungere, oltre i 20 nodi, in planata quasi continua, 240 miglia percorse in un giorno. Non è normale per un catamarano da crociera, a cui siamo abituati, che sono ormai barche diventate delle grandi piattaforme, delle ville galleggianti. Prestazioni più normali, tra virgolette, quindi velocità tra i 12 e i 15 nodi sono possibili ogni giorno. Il vento che preferisce è abbastanza gagliardo, tra 15 e 20 nodi, per esprimere tutta la potenza. Ma è ovvio che un cat con le carene sottili si muove anche con poca aria.